siamo nel pieno dei giorni del controesodo. Come è andata finora? Finora devo dire c'è stata una distribuzione abbastanza equa tra i giorni particolari della settimana. Abbiamo avuto dei picchi durante l'orario mediano, dal mezzogiorno fino alle 2, però fondamentalmente è andata bene anche il fine settimana. Certo, adesso ci aspettiamo delle ondate più importanti nei giorni a venire. Attraverso i monitor di questa sala avete sott'occhio tutte le zone critiche della città? Sì, allora questo è, intanto va fatta la premessa che il governo su tutto il fenomeno del controesodo è chiaramente una prerogativa della prefettura. Il comune in questo senso ha la principale responsabilità della viabilità e l'amministrazione ha messo a disposizione soprattutto quest'anno tutta una serie di strumenti preziosi che ci consentono appunto di meglio monitorare anche dalla centrale operativa quello che è il traffico giornaliero, non soltanto, ma anche con molte opere di presidio stradale, con tanta segnaletica. Devo dire che il sindaco sta facendo un grande sforzo in questo senso per normalizzare una situazione che era di perenne emergenza ogni anno. Quest'anno il controesodo ha avuto un impatto minore sul traffico cittadino? Ha avuto un impatto minore perché c'è stata una migliore organizzazione, non è soltanto una questione di fortuna, perché se poi andiamo a guardare i numeri delle vetture che vengono imbarcate, quello si potrà vedere a fine periodo, ci accorgeremo che è uguale a quello degli anni scorsi, se non a volte può essere anche superiore. Quando c'è una migliore organizzazione, quando l'imbarco viene fluidificato in modo tale che non si creino accumuli sulla città, allora si può anche pensare che vi sia un afflusso minore, ma così non è, perché l'afflusso continuo all'imbarco è veramente ingente. Ci avviciniamo a uno dei monitor per vedere esattamente cosa vedete voi da qui. Sì, questo è un'inquadratura che riguarda soprattutto la città, quindi abbiamo sia il Via della Libertà sia il Via dei Garibaldi, che sono appunto delle strade interessate a questi flussi ingenti di autovetture. La Via Libertà, diciamo, un po' funge da termometro per le successive fasi di circolazione che si vanno poi ad instaurare. Ed è importante perché Via della Libertà è il contenitore principale del controesodo, perché sostanzialmente lì confluiscono tutte le vetture che vanno nell'imbarco principale, che è quello di Rada San Francesco. Nel momento in cui si comincia a riempire il Via della Libertà e abbiamo cominciato ad avere i primi problemi di circolazione su boccetta, allora entrano in funzione le varie fasi e chiaramente deviamo le macchine in modo tale da avere sì un circuito più lungo, però più fluido, e consentire ai turisti di non avere attese particolari. Ecco, in questo momento a inizio mattinata il traffico scorre regolarmente, si crea qualche coda in più da metà mattinata. Sì, perché noi, anche grazie al prezioso apporto del CAS che ci fornisce quotidianamente e anche di ora in ora quelli che sono gli afflussi ai caselli, sappiamo le ondate che possono arrivare di traffico. Altro capitolo a parte può essere quello dei mezzi pesanti, che possibilmente hanno qualche problema a Tremestieri e per i quali ogni tanto si chiedono a deroga per poter passare dalla città. Queste devono essere appunto concesse in maniera, come dire, molto parsimoniosa, anche perché poi ci veniamo a creare problemi sul traffico cittadino che non vogliamo avere.